Una banca commerciale con un basso profilo di rischio, focalizzata su famiglie e imprese del territorio. È questa la direzione sulla quale si muoverà il Credito Valtellinese, un concetto ribadito dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio, ospite d'onore del Rotary Club di Sondrio. Un anno fa, era il 15 ottobre 2018, assunse la presidenza della banca. Dal febbraio scorso EAD è direttore generale. Secondo lei, quale ruolo deve svolgere una banca nel territorio a sostegno di imprese e famiglie? Il ruolo è molto semplice, deve mettere il cliente al centro della sua attività e deve essere un'attività commerciale, quindi economia reale. E deve essere molto semplice, snella, facile da essere raggiunta, ma soprattutto molto veloce nelle risposte che deve dare. Quindi una banca al servizio del territorio. Diciamo che per il Creval questo è abbastanza facile, perché significa ritornare un po' alle origini, a quello che un po' era il principio e i valori dei padri fondatori. Come il Creval potrà sostenere questo territorio che affronterà sfide molto importanti, anche le Olimpiadi? Sì, questo è il nostro territorio. La Valtellina e la provincia di Sondrio ha visto le origini della banca e siamo profondamente legati. Io credo che Creval possa svolgere un ruolo molto importante, accogliere le opportunità, aiutare gli imprenditori nei loro progetti, particolarmente tenuto conto che le Olimpiadi saranno un enorme palcoscenico e avremo l'attenzione di tutti concentrata su questa magnifica terra, e credo che sia una grossa opportunità che dobbiamo cogliere tutti insieme. Anche perché è importante per il territorio, per le aziende, per le famiglie avere un riferimento locale. Direi proprio di sì, e noi abbiamo sempre ritenuto il Credito Valtellinese una delle nostre banche. Poi dopo le note faccende è sembrato che tutto fosse indirizzato su Milano. Questa sera il titolo stesso che ci ha dato Lovaglio per la sua relazione è estremamente interessante. Il titolo è "Il futuro del Creval riparte dalle sue origini, la Valtellina al centro nello sviluppo della banca". Quindi vuol dire che l'intenzione dell'amministratore delegato è quello di far sì che la Valtellina resti ancora il centro degli interessi della banca.